Succedeva sempre che a un certo punto uno alzava la testa e la vedeva. È una cosa difficile da capire. Voglio dire, ci stavamo in più di 1000 su quella nave, tra ricconi in viaggio e emigranti e gente strana. E noi? Eppure c'era sempre uno, uno solo, uno che per primo la vedeva. Magari era lì che stava mangiando o passeggiando, semplicemente, sul ponte. Magari era lì che si stava aggiustando i pantaloni. Alzava la testa un attimo, buttava un occhio verso il mare e la vedeva. Allora si inchiodava, lì dov'era. Gli partiva il cuore a 1000 e sempre, tutte le maledette volte, giuro, sempre, si girava verso di noi, verso la nave, verso tutti e gridava: L'America! Poi rimaneva lì, immobile come se avesse dovuto entrare in una fotografia, con la faccia di uno che l'aveva fatta lui, l'America. La sera, dopo il lavoro e le domeniche, si era fatto aiutare dal cognato, muratore, brava persona. Prima aveva in mente qualcosa in compensato, poi gli ha preso un po' la mano e ha fatto l'America. Quello che per primo vede l'America. Su ogni nave ce n'è uno. E non bisogna pensare che siano cose che succedono per caso, no. E nemmeno per una questione di diottrie. È il destino, quello. Quella è gente che da sempre ci aveva già quell'istante stampato nella vita. E quando erano bambini, tu potevi guardarli negli occhi. E se guardavi bene, già la vedevi, l'America. Già lì pronta a scattare, a scivolare giù per nervi e sangue, e che ne so io, fino al cervello, e da lì alla lingua, fin dentro quel grido: America! C'era già, in quegli occhi di bambino, tutta l'America, lì ad aspettare.